Signore e signori, un ben ritornato dall'alto dei nostri ormai quasi 29 gradi e sono soltanto le 11 di mattina, quasi ora di pranzo, quindi farò questo episodio molto breve perché quello di prima purtroppo me lo sono allungato troppo. C'era anche un intramezzo canoro. Senza star lì a girarci troppo attorno, tra un pezzo e l'altro, tra un episodio e l'altro, mi sono già fatto il Dogo Controller, per farla breve. E per fortuna, nonostante quel piccolo bug di questa, che non ci dava come completata, abbiamo finalmente completato questa quest qua. L'unica quest che ci manca ancora di queste side quest, diciamo, per iniziare, è la Yabba Dabba Doo, che è tristissima come questa, lasciamo perdere. Comunque, vediamo questa merda di loot chest cosa ci offre. Ah no, ah no, ah no, ah no, ah no, stavolta è roba buona. Stavolta è roba buona, due diamanti. Che schifo non fanno. Allora, adesso mettiamo a posto un po' di sta merda, che non, per il momento non ci serve. Sì, poi mi organizzo meglio, non vi preoccupate. E vediamo un attimo quella famosa Yabba Do, già che siamo sulle side quest. Il Barrel Hammer e il Barrel Painter. Allora, dunque, vediamo un po', si chiama Barrel Hammer. Sì, che era una quest del cazzo. Item barrel e il... Bah, non ho capito il perché di sta merda. Comunque è una silver chest che si fa da iron chest, si fa dalla copper chest che si fa da una slide di uno star cazzi. Mi lo ricordo il perché non l'avevo fatta sta quest. Inizio a ricordarmelo. Quindi era una merda. Perché devo fare una cosa ce l'ho già. Non ricordo che era l'item barrel, ok? Questo qua me lo ricordavo. Poi ci servivano, allora abbiamo detto, il blank upgrade sarcazzi, che ma qua dice qualsiasi vetro colorato, quindi chi se lo incula. Noi facciamo così. E così, perfetto. Quindi, sì, bravo, bravo, non metterlo nell'inventario il vetro. Qui facciamo così, perfetto. Ok, allora, iniziamo a fare questo. Silver Rhino Copper Slighty. Allora, qui c'è la Slighty che è il legno grezzo. La chest con attorno il legno grezzo. Intanto la rifacciamo perché non me ne ricordo più tutti i passaggi di sta mod del cazzo. Ok, poi da questa dobbiamo farla diventare di copper, giusto? Vediamo un po'. Slightly larger, si diventare di copper, quindi il copper ce l'avevo qua. Scherzavo, era di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poi dobbiamo farla diventare di ferro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E poi dobbiamo farla diventare di silver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, dovrebbe essere giusto, quindi facciamo così. Copper, da copper a ferro e da ferro a silver. Ok, una volta che è silver chest, uno slab e dell'altro legno attorno. Quindi altro legno attorno così e lo slab che abbiamo qua. Che culo. Poi l'upgrade. Che va fatto nelle fab purtroppo. Stick con stick, vetro a vetro e cazzi e mazzi. Perfetto, quindi ci mettiamo i due stronzi qua uno sopra l'altro. Poi gli stick ne abbiamo soltanto 4, quindi sono due di qua. E poi però devo anche andare a dormire, sennò poi arriva Erbranco dei stronzi. Però questi 15 arnesi qua,
questi 15 affari. Adesso ve lo faccio subito. Muoviti, grazie. Ecco, questi 15 affari qua messi in diagonale danno gli stick, quindi è una cosa buona. Qua ne abbiamo 9, ma non so se ci bastano. 2 2 2 2, no, sono giusti giusti. Poi anziché prendere il black stained glass che magari mi serve, facciamo 2 e 2 così, e ci mette per fortuna soltanto 20 secondi perché abbiamo aggiunto queste famose gearbox nelle puntate precedenti, che dovrebbero, mi sembra, ogni volta dimezzano il tempo di produzione. Se praticamente quell'affare lì ci metteva un minuto, l'abbiamo ridotto prima a 30 secondi e poi a 15, mi sembra, una roba del genere. Comunque, o non lo so, comunque quello che è. E, ok, uno ce l'abbiamo. Poi cos'è che voleva d'altro sta fare? Due ce li abbiamo, perfetto. La ferro e lana, e ferro e lana, perfetto. 4 di lana ce le abbiamo, perché mi ricordo che le abbiamo prese, eccole qua. Usiamo questa qua colorata che per il momento non ci serve. Quindi il ferro ce l'ho? No, eh. Il ferro 1, 2, 3, 4. Non 5, 1, 2, 3, 4. Dovrebbe bastarmi perché sono. Allora, uno facciamo così, con questo qui in mezzo e le due di lana, che è il barrel hammer, non voglio saperlo, e uno lo facciamo così, così, e il coso laterale, che è il barrel painter. Ok, un po' una stupidata, ma se l'abbiamo fatta. Poi blank barrel upgrade l'abbiamo fatto, ce l'ha già tenuto in memoria. L'item barrel connector, questo qua la vedo grigia perché ci diamo un colore del diamante. No, non volevo uscire così. Questo qua, item barrel connector, infatti, anzi, peggio ancora, noi non abbiamo ancora fatto una cazzo di mob farm, quindi per il momento l'ender pearl non le abbiamo ancora, quindi siamo purtroppo di nuovo fermi. L'antibarrel non voglio saperlo. E cos'è antibarrel? Un ender chest, sti cazzi. Vabbè, non è troppo difficile questa, però c'è sempre l'ender pearl che non abbiamo, perché non abbiamo ancora iniziato a mazzuolare a destra e a sinistra i mostri. Quindi per questa quest, anche se speravo di finirla, non possiamo ancora andare avanti, però possiamo fare sicuramente qualcos'altro, non il digital style sicuramente. Abbiamo un mucchio di perché? C'è una quest che dici che devo accumulare un fracco di roba, vabbè, sono quelle cose che un giorno poi faremo. Opinion core, vabbè, non vogliamo saperlo. Facciamo cosa facciamo? C'è ancora questa qua che forse possiamo fare, i blast brick, se non guardiamo un po' se si possono fare. Perché i blast brick si fanno con il blaze pomander che non abbiamo, block of coal cook e il brick e il nether brick, inderezzante. Allora, questo qua, il blade, si fa da questo o dalla centrifuga? Dalla centrifuga, se no dal pulverizer, no. Really? Fico. Liquid XP. Aspetta.
XP. Questa Iron Pate, porco il cazzo. Porco il cazzo, proprio quello. Allora, questo qua non possiamo farlo. Il blaze cosa si poteva ottenere da qualcos'altro, però mi sembra. Blast. Allora, dunque, il nether brick ce l'abbiamo, il brick ce l'abbiamo. È il blaze pounder che la potevo ottenere con la centrifuga, no? Blaze comb e i blaze comb sono, ah, della vulcanic. Fire Princess, sì, adesso vediamo, ma forse una scappatoia e riusciamo a trovarla. Oppure no, non è suo. La Dante e la Pyro volendo. Ah, l'industrial centrifuge, perché io ho le magma cream da qualche parte, non mi ricordo dove, ma ho le magma. Non lo so. Vedi, col pulverizer volendo, che non me lo lascia fare, posso fare le magma cream. Insomma. Ah, che pacco. Allora, questo qua di nuovo niente. Perché o vado a cercarmi da fare. Se no possiamo fare, ah, gli Industrial Lamp, giusto, che erano i seed con, scusate, HIMP, che giustamente si fanno nel Carpenter con il seed oil. Il seed oil si fa nel, non nel fluid transposer, ma nello squeezer. Lo squeezer si fa con il tin, il glass, che non penso sia uguale a quello azzurro, spero, lo stour di casing e il tin, altro tin. Quindi, se non ho fatto male i conti, 1 2 3 4 5 6, noi possiamo fare il nostro amico. Guarda un po', 1 2, questo in mezzo, tac tac, squeezer, e chi se lo aspettava, eh? Lo squeezer, vediamo se per sbaglio si collega qua di fianco. Dubito. Allora, prendiamo due semi del cazzo, perché ci basta 200 ml per fare gli amp. Allora, dunque, ci prendiamo, cazzo ne so, una roba che abbiamo tanta, questi qua. Quanto producono questi? 5. Ho anche dei semi normali? 3. Vedi, uno di... No, aspetta. Che cazzo è? Ah, di qua. 5, che palle. Quindi fermenter, no, nello squeezer, no, ci dà l'acqua, non ce ne frega un cazzo. Cos'è che possiamo portare? L'Apple non ci darà sicuramente quello che voglio io. Fruit Juice, infatti. Bisogna usare solo dei gran semi. 5 dici. Porca puttana. Allora, dunque, facciamo così. Prendiamo 10 di questi. E 10 di questi. E dovrebbero fare 100 questi qua, mi sembra.
mi sembra. E teoricamente sti due stronzi si dovrebbero anche parlare. Dico dovrebbero perché non mi fido. Cinque, 40, 45, 50 e 100. Ok, ancora una ventina di semi e poi per spostarlo non lo so ancora, ne vediamo, poi ci inventiamo qualcosa poi. 10 di questi e 10 di questi. E dovremmo essere vagamente, a posto con il Sidoil. Non hai più corrente? Serio? Questo l'abbiamo fatto, poi andiamo un attimo a Dormires e poi abbiamo quasi finito per stamattina, che poi devo andare a fare altri lavori per altri luoghi e altri mari. Allora, qui stiamo andando 115. Minchia, come sei lento ragazzo mio, però. Troppo lento. Vabbè dai, lasciamo che finisca. Nel frattempo queste qua sono tutte, ma fluid. A me servono i fluid sarcazzi. Ok, tipo questi. Ok, ma un fluid normale no? Transfer pipe che non posso fare, fanculo. Direi che non posso ancora farli, è un casino. Come la sposto da una parte all'altra? Come la spostiamo? Non ne ho la più pallida idea. Perché col bucket non ce la facciamo, giustamente, no? No, troppo. 200 soltanto. A meno che... No, questi qua ci danno soltanto il... Sì, ci danno qualche seme, ma non abbastanza. Vediamo un po'. Se per caso, non penso proprio, riusciamo a raggiungere la quota di un bucket di cosi, ma dubito seriamente. No, 21 e 13, no, non bastano. Sì, ok, aumento un po', però non abbastanza. Vabbè, meglio che niente, iniziamo a far questi. E useremo il bucket intero che vedevo lì.
Ogni seme da 5, purtroppo, non me ne varrà 1000. Eh già, è un bel casino. Quindi da qui erano circa, quindi qui arriveremo a 400 se va bene. E poi devo sperare di trovare altri semi. Oppure utilizziamo tutti quelli che abbiamo. Questo qua no, non fa niente. Questo qui no. Semi in abbondanza no, eh. Blackberry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questo qua non è un seme, questo non è un seme. Questi qua li ho già tolti. Poi questi qua sono 10, no, sono 10 giusti, quelli fanculo. Questi qua sono 10, questi qua sono altri 10, questi sono altri 10. Adesso vediamo un po' come siamo messi. Non ce la facciamo sicuramente oggi, però tentare non nuoce. 3,70. Allora, dunque, 70, facciamo che siamo a 4, poi dopo ci aggiustiamo. 5, 6, 6 e 50. No, non ci bastano, non ce la facciamo, signori. Niente, ci abbandoniamo di nuovo con, dovrei cliccare, ci abbandoniamo di nuovo con un'altra quest incompleta. E niente, ci vediamo poi nella prossima puntata, dove bene o male inizieremo a fare cose, si spera, forse, non lo so, qualcosa faremo. Nel frattempo, dopo di un po', questo qua si è bloccato, perché? Allora, 3,95, ti manca il call. Per dinci bacco, ti manca il call, oppure ti metto questo, serve un cazzo. Vediamo un po'. 10, 10, 10, 10. Ok, bene signori, per il momento ci abbandoniamo e ci vediamo poi in una prossima puntata. Un saluto a tutti, alla prossima. E speriamo di finire sti stramaledetti Sidoil. Ah, scusate, mi stavo stirando. Sperando che di farcela a fare cose. Per il momento, signori, un saluto a tutti, alla prossima e speriamo di riuscire a fare cose decenti. Ciao!